Natale rimarrà acceso, doccia fredda del sindaco di Bologna su chi sperava in uno spegnimento del vigile elettronico nei weekend di dicembre. La ricreazione è finita, dice Merola, c'è troppo inquinamento. E subito esplode la polemica, le limitazioni al traffico non servono a migliorare la qualità dell'aria, l'ASCOM attacca, Merola fa battute da stadio, dice il presidente Postacchini, ma c'è in gioco il lavoro di migliaia di negozi. Nuova azione degli indignati a Bologna, occupato in mattinata l'ex mercato coperto di via Clavatura, a due passi da Piazza Maggiore, tra i bersagli della protesta è il presidente della BCE Draghi e domani nuova iniziativa Banca Italia. Il Civis fa litigare anche sulle pensiline costruite appositamente per il mezzo, secondo l'assessore Colombo sono comunque utili e possono essere usate anche dai bus, la replica del PDL, una cosa inutile. Si chiama Natura Umana, l'ultimo album di Gianluca Grignani, presentato ieri sera a Bologna, un disco nato in pochi mesi che parla d'amore ma affronta anche temi d'attualità, dice il cantautore milanese ai microfoni di ETG. Buonasera telespettatori e ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. Lo spegnimento del vigile elettronico a Natale è tutto da decidere, ma il sindaco Virginio Merola sembra poco propenso a rimodularne l'orario, così come è successo negli scorsi anni. Almeno questo sembra essere l'orientamento emerso questa mattina nel corso di un'intervista. Vediamo. Prima ancora dell'incontro previsto per la prossima settimana, il sindaco Virginio Merola manda a dire alle associazioni di commercianti che lo spegnimento del vigile elettronico a Natale non è risolutivo dei problemi del settore e confligge con il suo mandato. Merola non dice esplicitamente che Sirio resterà acceso e aggiunge che tutto si deciderà dopo l'incontro con i commercianti, ma sembra emergere un orientamento preciso, che è quello di tenere acceso il vigile elettronico proprio nel periodo in cui gli esercenti avevano chiesto di spegnerlo per favorire lo shopping natalizio. E aggiunge: la ricreazione è finita, l'inquinamento è tale che i sindaci debbono preoccuparsi soprattutto di questo. Non ci sono valutazioni oggettive sul fatto che lo spegnimento di Sirio favorisca il commercio, conclude Merola, ma sembra, aggiungiamo noi, che non ci siano relazioni oggettive neppure tra l'accensione del vigile elettronico e la diminuzione di inquinamento in città. Anzi, proprio alcuni giorni fa l'assessore provinciale all'ambiente della provincia, Emanuele Burgin, aveva dichiarato senza mezzi termini che se anche si bloccasse tutto il traffico cittadino nulla cambierebbe dal punto di vista dell'inquinamento. I dati forniti dalle centraline di rilevamento del centro di Bologna indicano continui sforamenti, ma sono identici a quelli delle centraline di Molinella. Questo perché, concludeva l'assessore all'ambiente, la sorgente degli inquinanti, almeno dagli anni Ottanta, non è più nei tubi di scarico delle auto, ma nell'intero sistema energetico, e se non si interviene su quello, era inutile parlare di qualche auto in più o in meno. E dunque, come abbiamo visto, non tutti gli amministratori pensano alle auto in centro come vera causa dell'inquinamento, ma senza entrare nel merito, il numero uno di ASCOM, Enrico Postacchini, ha replicato immediatamente alle dichiarazioni del sindaco, ripetendo che limitatamente al periodo natalizio l'associazione chiederà di essere messa nelle stesse condizioni in cui opera la grande distribuzione, che lo fa naturalmente senza gli oggettivi limiti al traffico, ma vediamo il servizio. Le dichiarazioni radiofoniche su Sirio del sindaco Virginio Merola ci hanno messo ben poco a raggiungere Palazzo Segni Masetti, sede di ASCOM Bologna. Il merito della questione sarà discusso la prossima settimana, conferma il numero uno Enrico Postacchini, che però non ha nascosto, diciamo così, i toni scelti dal primo cittadino a pochi giorni dall'incontro. È stato dichiarato con una battuta che è stata riportata dalle agenzie come è finita la ricreazione per i commercianti. Dal momento che un sindaco per il quale ho stima e anche simpatia, devo dire, lo considero uno sfottò da spogliatoio. Facciamo finta che siamo usciti dalla partita e lui è convinto di aver vinto il primo set, però ce la giochiamo 2 su 3. Devo dire, la nostra richiesta sul periodo è nota da tempo e la formalizzeremo nei prossimi giorni con un incontro che era già stato concordato. La nostra è una richiesta di periodo,
e quindi, siccome siamo uomini di mondo, abituati a trattare, credo che tratteremo sulla lunghezza del periodo. Credo che sia necessario in questo momento, responsabilmente, più che far battute, considerare davvero a chi ci rivolgiamo, perché ci rivolgiamo a decine di migliaia di persone che lavorano all'interno del centro storico, che sono associate alla nostra associazione ma lavorano tutti i giorni e che, devo dire, nel corso dell'anno non sono sicuramente messe nelle stesse condizioni di mercato di tanti insediamenti al di fuori delle mura, almeno per qualche giorno. Nel periodo più importante dell'anno, che spesso risolve i bilanci anche per qualche solo migliaio di euro, io credo che sia importante che l'amministrazione dia un segnale di, come dire, di mettere alla pari le attività di tutto il territorio per giocarsela come è giusto che se la giochino. Ed ora la cronaca, ancora un blitz degli indignati bolognesi legati ad alcuni collettivi cittadini come il TPO e Sadir. Dopo le azioni dell'Apple Store e alle principali statue di Bologna, cui erano stati affissi manifesti, oggi hanno preso di mira l'ex mercato coperto di via Clavature, che è stato occupato per farne, scrivono gli attivisti, un nuovo spazio aperto per la città. All'interno, tra ponteggi e macerie, è stato appeso lo striscione a campata maggiore. Per questo blitz gli indignati hanno scelto di farsi chiamare Draghi Ribelli, con tanto di maschere a tema, il riferimento ironico evidentemente al presidente della BCE Mario Draghi, che è fra i bersagli della loro protesta. Dall'edificio dismesso dell'ex mercato, che è proprio nel cuore delle viuzze del quadrilatero, i manifestanti rilanciano le iniziative previste per domani, giornata Occupy the World, tra le quali un flash mob davanti alla sede della Banca d'Italia, già teatro di tafferugli con le forze dell'ordine proprio poche settimane fa. Sull'occupazione ci sono ovviamente già prese di posizione politica. Manes Bernardini, capogruppo leghista in comune, lancia un appello via Facebook per obbligare Merola a fare subito un'ordinanza di sgombero, opposta all'opinione di Gabriella Meo, consigliere regionale del gruppo SEL Verdi. O la politica riesce a rapportarsi con questa nuova esigenza di partecipazione dei cittadini, dice, oppure significa che non riesce a capire quello che sta succedendo in tutta Europa. La gente, ovvero, è arrabbiata. E cambiamo argomento. Le banchine sono utili anche senza la realizzazione del CIVIS, lo dice l'assessore alla mobilità e al traffico del Comune di Bologna, Andrea Colombo, che è intervenuto proprio su questo argomento in una commissione in provincia. Ci spiega tutto Giuseppe Pilloni. Le banchine del CIVIS fanno parte di quelle infrastrutture già realizzate che restano in ogni caso utili alla città e che potranno accogliere, come già fanno con i bus attualmente in circolazione, i mezzi modificati rispetto al CIVIS. Non ha dubbi Andrea Colombo, assessore alla mobilità del Comune di Bologna, che è intervenuto in commissione in provincia. Con le banchine si crea più spazio per i pedoni e rappresentano un modo per superare i gradini, ha sottolineato Colombo. In una città con tanti anziani questo non è un tema da poco. Le banchine, ha detto ancora l'assessore, evitano la sosta in doppia fila che costringe le persone a salire sull'autobus in mezzo alla strada e alle auto. Non la pensa così il capogruppo del PDL in comune, Marco Lisei. Tra tutte le opere che il disastro del CIVIS ha prodotto, le banchine sono sicuramente quelle più inutili. Una volta i pedoni potevano prendere l'autobus sotto il portico al riparo delle intemperie, oggi sono costretti, grazie proprio a queste banchine, a prendere l'autobus in mezzo a una strada, tra le intemperie, esposti quindi alla pioggia e al vento perché sono poco coperti. Inoltre le banchine sono assolutamente inadatte per l'utilizzo da parte delle persone disabili, sono troppo strette, i disabili fanno fatica a muoversi su quelle banchine, quindi rappresentano un pericolo per loro e anche per le persone anziane, perché il loro restringimento non gli consente di muoversi agevolmente. In più restringono le carreggiate, quindi le autovetture sono costrette a incanalarsi forzosamente, generando ingorghi allucinanti. Sono l'opera più inutile che il CIVIS ha prodotto. E sarà affrontata con urgenza in Consiglio Comunale a Bologna anche la questione dell'introduzione della tassa di soggiorno per restaurare il portico di San Luca. La proposta è stata avanzata dal capogruppo del Carroccio Bernardini, che ne ha parlato proprio questa mattina nella nostra rassegna stampa. Bernardini era ospite di Massimo Ricci, vediamo. Non c'è nulla di male, penso che nessuno accorgerebbe neanche nessuno, non penso che l'eurino che può essere chiesto a quelle migliaia e migliaia di visitatori che vengono
ogni anno Bologna possa incidere sull'attrattività o meno del sistema bolognese e quindi possano compromettere la competitività. Ma può essere un saldavanaio importante per andare a recuperare quei fondi che oggi mancano per restaurare la prima grande opera infrastrutturale bolognese costruita dai bolognesi con le proprie mani, che è il portico di San Luca, perché tutti ci dimentichiamo, oggi parliamo di Promuove, di Passante Nord, di Metropolitana. Bologna ha costruito la prima grande infrastruttura e sono i portici di Bologna e penso che se non fare niente per questo vuol dire non amare la propria città. Noi abbiamo presentato un ordine del giorno, aspettiamo che in Consiglio Comunale venga votato e discusso, è stato già calendarizzato con urgenza e mi aspetterei anche in questo caso dal PD non una strumentalizzazione sul discorso della tassa di soggiorno, ma comunque un voto favorevole per andare a ragionare se la tassa di soggiorno può essere uno di quegli strumenti da applicare subito, in alternativa se ne possono valutare altro, ma qualcosa va fatto subito. Ci potrebbe essere un'imprudenza dietro la morte di un uomo di 49 anni, Alfredo Gasperini, schiacciato da un albero che stava tagliando a Sasso Marconi. L'infortunio è avvenuto oggi pomeriggio in un terreno privato di via Gamberi. L'uomo, che aveva in affitto l'appezzamento e la casa vicina, era in compagnia del proprietario, un bolognese di 52 anni. Insieme stavano tagliando un grosso albero. La vittima impugnava una motosega mentre il conoscente teneva una fune legata al fusto. Nelle operazioni però qualcosa non ha evidentemente funzionato e l'albero è finito addosso a Gasperini, che è morto sul colpo. Oltre ai carabinieri è intervenuto anche il personale dell'AUS. Dai primi accertamenti si ipotizza comunque che si sia trattato di una disgrazia. E cambiamo argomento. Il settore metalmeccanico rischia di perdere 10.000 lavoratori dal 2008 a oggi. È la dura analisi del segretario della FIOM, Bruno Papignani. Vediamo il servizio di Giuseppe Pilloni. Bruno Papignani fa il conto delle tute blu in uscita. Dal 2008 ad oggi, spiega, ci sono state circa 2.800 uscite di metalmeccanici che si sono agganciati alla pensione con una mobilità di 3 anni. Altri 2.000 li abbiamo persi per fallimenti di circa 30 aziende, comprese quelle artigiane. Altri lavoratori, quelli precari, sono stati espulsi, ma io li considero licenziati. 3.000 negli ultimi 3 anni. Messi in fila i numeri, dice Papignani, complessivamente il settore metalmeccanico rischia di perdere 10.000 lavoratori dal 2008 ad oggi su circa 50.000 del comparto, il 20%. E nei prossimi mesi, nell'ipotesi migliore, avremo la perdita di altri 1.000-1.500 posti per cessazione di attività. Papignani fa anche autocritica sulla difesa dei precari nelle aziende e rilancia la proposta per circoscriverne l'impiego, nata dal confronto con gli altri sindacati del gruppo Volkswagen. Una proposta già presentata a Federmeccaniche e Unindustria e che ora la FIOM vuole portare dentro le aziende. Quello dei precari è un tema attualissimo per il segretario FIOM. Avremo cicli sempre più brevi, sia di ripresa che di crisi, dice, e qualsiasi variazione comporterà l'assunzione di precari e solo di precari, poiché con questa crisi, espellendo precari prepensionando i lavoratori più anziani, le aziende hanno portato l'occupazione ai minimi livelli, alle soglie della sottooccupazione. E perché chi è andato in mobilità per fallimento e non ha conquistato la pensione, ammesso che trovi lavoro, rischia di tornare precario a 40-45 anni, con salario e qualificazione inferiori. Rischia, dice Papignani, di essere un lavoratore di 45 anni, povero e precario. Deluso dalle prestazioni, dalle ultime prestazioni della squadra e dalla protesta dei tifosi, Claudio Sabatini, patron della Virtus, decide di cederla a condizioni piuttosto particolari. Ne ha parlato con Francesco Spada, sentiamo. Regalo la Virtus, è così? Assolutamente, l'idea è quella di donare la città un patrimonio importante di questo territorio che è la Virtus Pallacanestro. Quindi l'intenzione l'abbiamo presa in condizioni ovviamente disperate, piena di debiti, non è uscito un campionato, la vorrei lasciare senza un debito, con un bilancio che garantisco, a 0 euro a un tavolo di garanzia di questa città. Senta, ma questa decisione l'ha maturata perché? Perché qualcuno forse non si rende conto dello sforzo e della fatica che ha fatto per riportare la Virtus comunque ai vertici del basket italiano? Assolutamente sì, perché da una parte c'è lo sforzo quotidiano, che è uno sforzo importante, uno sforzo economico, che anche a noi pesa, che abbiamo fatto sempre con grande puntualità,
E altrettanto ritengo che dopo 9 anni, ecco, credo che il pubblico della Virtus sia un pubblico meraviglioso, che ovviamente è esigente. Bisogna pensare a un nuovo futuro della Virtus, e in questo momento credo anche di agevolare il futuro della Virtus, perché a differenza di chiedere da parte mia una richiesta economica, chiedo che ci siano degli investimenti per fare una grande Virtus. Senta, lei ha incontrato faccia a faccia i tifosi, no? Sì. Dimostrando ancora una volta, diciamo, di voler affrontare in qualche modo i problemi subito e di petto. E questo confronto, diciamo, alla fine l'ha un po' amareggiata? No, assolutamente, credo che sono la parte più onesta intellettualmente, quella più sincera, per quelli che fanno gli striscioni, magari sono peggio quelli che mugugnano. Da una parte c'è un confronto che tutti convergono sul fatto che abbiamo un grande amore per la Virtus, su questo credo che nessuno lo mette in discussione, tutti lavoriamo per il bene della Virtus, e ribadisco, credo che assieme dobbiamo trovare di... Il futuro non è che si prevede, il futuro si prepara, quindi dobbiamo pensare a questa stagione, ma anche alle prossime. Per farlo, ecco, era mia intenzione di parlarne alla cena di Natale con gli amici e con la stampa, che facciamo la nostra cena quotidiana, la cena annuale della Virtus. Avevo solo anticipato di circa un mese, così abbiamo tempo adesso in un mese di trovare quali sono le realtà, le persone o le istituzioni che hanno voglia di fare questo tavolo di garanzia e andare qui al 15-16 dicembre e definire qual è il futuro della Virtus. Ed ora parliamo di musica. Gianluca Grignani, idolo per molti giovani, era ieri a Bologna per presentare il suo ultimo album dal titolo Natura Umana. Noi siamo andate ad incontrarlo, sentiamo che cosa ci ha raccontato. Gianluca Grignani a Bologna per presentare il tuo ultimo album, che cosa ci dici su questo ultimo lavoro? Cosa posso dirvi? È un album nato in 6 mesi. Quindi in teoria uno potrebbe pensare che è nato frettolosamente. In realtà è nato per passione, è nato per esigenza, è nato perché aveva qualcosa da dire. È un po' nato come un figlio inatteso. È un album arrabbiato per certi aspetti. Con chi? È arrabbiato con la società, arrabbiato col fatto che a 39 anni, io ne ho 39, a 40 ad aprile, con 3 figli, a volte mi domando se faccio parte del mio passato e se ho un futuro davanti. Ammetto che questa cosa spesso mi perplime, cioè mi fa pensare. È un momento particolare della nostra società, un momento particolare della nostra storia. E io, che sono sempre stato un esistenzialista, cioè ho sempre pensato molto dentro di me, mi sono reso conto che ho iniziato a pensare fuori di me. E questo disco è nato. E quindi è un disco che è sicuramente un disco di canzoni, un disco tecnicamente, qualitativamente molto elevato, nel senso che abbiamo lavorato tra New York e Milano. Si parla anche d'amore? Sì, certo, sempre. Sì, però io ho sempre parlato d'amore anche con Destinazione Paradiso, non è che... Però poi nell'album c'era Falco Metà, c'era Primo Treno per Marte, per farti un esempio. Questo album qua, ma tutti i miei album in realtà cercano di... Anche Romantico Rock Show. Romantico Rock Show però era l'album dove parlavo più d'amore in assoluto. Anche il titolo stesso, Romantico Rock Show, diceva questa cosa. È stato un album vincente, però è un album che non mi ha accontentato. Io volevo qualcosa di più e in questo album credo, sono certo, in assoluto, di averlo creato. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità e rientreremo in studio fra poco. Restate con noi. Ancora in diretta dagli studi di ETG, rivediamo gli argomenti del nostro telegiornale. Sirio a Natale rimarrà acceso, doccia fredda del sindaco di Bologna su chi sperava in uno spegnimento del vigile elettronico nei weekend di dicembre. La ricreazione è finita, dice il sindaco Merola, c'è troppo inquinamento in città. E subito esplode la polemica, le limitazioni al traffico non servono a migliorare la qualità dell'aria, l'ASCOM attacca, Merola fa battute da stadio, dice il presidente Enrico Postacchini, ma c'è in gioco il lavoro di migliaia di negozi. Nuova azione degli indignati a Bologna, occupato in mattinata l'ex mercato coperto di via Clavature a 2 passi da Piazza Maggiore, tra i bersagli della protesta il presidente della BCE Draghi e domani nuova iniziativa davanti alla Banca d'Italia. Il Civis fa litigare anche sulle pensiline costruite appositamente per il mezzo, secondo l'assessore Colombo sono comunque utili e possono essere usate anche dai bus, la replica del PDLino Lisei, una cosa inutile, scomoda. Si chiama Natura Umana, l'ultimo album di Gianluca Grignani presentato ieri a Bologna, un disco nato in pochi mesi che parla d'amore ma affronta anche temi d'attualità, dice il cantautore milanese ai microfoni di ETG.
Ed ora parliamo di agricoltura, finalmente un momento positivo per l'agricoltura emiliano-romagnola, cresciuta quest'anno del 3%. Soddisfatto l'assessore Tiberio Rabboni, che considera questo settore decisamente un traino per la ripresa economica generale in regione. Alessia Salvatori. Ci sono buone notizie per l'agricoltura dell'Emilia-Romagna, che cresce anche nel 2011 con un più 3% rispetto all'anno precedente e porta il comparto a superare la soglia dei 4.300 milioni di euro. L'assessore regionale all'agricoltura, Tiberio Rabboni, spiega che si tratta di una stima prudenziale, non ancora comprensiva del valore di produzioni che vengono commercializzate nei mesi autunnali e invernali. Tuttavia il dato è già indicativo di un'annata complessivamente positiva. Dopo un 2010 che aveva fatto registrare un più 11%, questa ulteriore crescita conferma il ruolo di traino alla ripresa del settore agricolo, che come è noto, sottolinea Rabboni, alimenta un indotto che concorre per circa il 20% alla ricchezza regionale e nazionale. In questo quadro spicca la grossa difficoltà dell'ortofrutta e della frutta in particolare, colpita sia dalla psicosi della Escherichia coli che dalla congestionata offerta di prodotto italiano ed europeo nel ristretto periodo del consumo estivo. Non è una novità, tuttavia è essenziale che i produttori modifichino il modo di regolare l'offerta e la qualità del prodotto immesso sul mercato. Questa situazione poi chiama in causa anche l'Europa, a cui la Regione chiede di mettere in campo nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione delle crisi e di stabilizzazione dei redditi. Ed ora andiamo in pubblicità, ritorneremo in studio fra pochissimo, restate con noi. E c'è tempo solo per il riepilogo degli argomenti trattati. Sirio a Natale rimarrà acceso, doccia fredda del sindaco di Bologna su chi sperava in uno spegnimento del vigile elettronico nei weekend di dicembre, la ricreazione è finita, dice Merola, c'è troppo inquinamento. E subito esplode la polemica, le limitazioni al traffico non servono a migliorare la qualità dell'aria, l'ASCOM attacca, Merola fa battute da stadio, dice il presidente Postacchini, ma c'è in gioco il lavoro di migliaia di negozi. Nuova azione degli indignati a Bologna, occupato in mattinata l'ex mercato coperto di via Clavatura, a due passi da Piazza Maggiore, tra i bersagli della protesta il presidente della BCE Draghi e domani nuova iniziativa davanti alla Banca d'Italia. Il Civis fa litigare anche sulle pensiline costruite appositamente per il mezzo, secondo l'assessore Colombo sono comunque utili e possono essere usate dai bus, la replica del PD Lino Lisei, una cosa inutile, scomoda. Si chiama Natura Umana, l'ultimo album di Gianluca Grignani, presentato ieri sera a Bologna, un disco nato in pochi mesi che parla d'amore ma affronta anche temi d'attualità, dice il cantautore milanese ai microfoni di ETG. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di ETV.